Il termine alcol deriva dall'arabo e significa essenza nobile e pregiata. Nulla in contrario, per carità, osservando la questione dalla prospettiva di Al Smith, il quale, quando era governatore di New York, così rispose a chi, invocando il proibizionismo, gli chiese un'opinione in proposito. Se per alcol si intende quel qualcosa che contamina l'innocenza, corrompe la castità, causa le malattie, rovina la mente ed è la causa della disoccupazione e delle famiglie spezzate, allora di certo mi oppongo ad esso con ogni mia forza mentale e fisica. Ma se per alcol si intende quello spirito di socievolezza, quell'olio della conversazione che aggiunge scioltezza alle labbra e musica alla bocca, quel calore liquido che allieta l'anima e rallegra il cuore, quel profitto la cui imposta fiscale ha contribuito con innumerevoli milioni alla cassa pubblica per l'educazione dei nostri figli, per la cura dei non vedenti e l'assistenza dei nostri cittadini più anziani e bisognosi, allora con ogni mia forza mentale e fisica sono a favore. Ma cosa dire della drancoressia? In italiano potremmo dire drunkoressia, cioè dal verbo inglese to drunk, bere. Si tratta di una patologia che si sta diffondendo tra alcuni giovani. Pur di riuscire a bere molti alcolici senza correre il rischio di ingrassare, sono disposti a digiunare fino a sera, quando sarà il momento di fare festa e di ubriacarsi. La drancoressia diventa quindi una malattia accomunabile all'anoressia o alla bulimia per le tipiche caratteristiche che hanno a che fare con l'alimentazione, sia essa in eccesso per poi essere espulsa forzatamente o in carenza. Ma quali sono i danni in questo caso? Davvero molteplici, perché vanno dalle complicazioni del cavo orale alle problematiche dell'esofago e dell'apparato gastrointestinale, dall'epatite alcolica, che può sfociare perfino nella necessità di trapianti di fegato, alle cardiopatie. A tutto questo si possono aggiungere gravi complicanze che hanno a che fare con stati neurologici e psicologici, come il delirium tremens, la paranoia alcolica, l'encefalopatia e l'epilessia alcolica. Il consulente filosofico ovviamente non ha tra i suoi obiettivi quello di curare una patologia così importante, ma sicuramente rientra nei suoi intenti di pubblica utilità quello di informare della gravità e dei rischi. Molti genitori non sono al corrente di quanto avviene. Può capitare che vedano i propri figli apparentemente inappetenti, in particolar modo quando si predispongono ad uscite serali o nei weekend, quando invece potrebbe non trattarsi di semplice assenza di appetito, bensì di una vera e propria strategia per poter ubriacarsi senza correre il rischio di ingrassare, problema maggiormente sentito dalle ragazze che, notoriamente, sono più inclini a difendere la linea. Tratto dal corso Naturopatia dell'anima, diventa consulente filosofico.